E ciao a tutti amici, sono Franco Aversa. Come avete visto, realizziamo una sigla di meteoriti che potete usare come grafica o background, come desiderate. La cosa che è molto personalizzabile, quindi questi meteoriti potrete farli arrivare in qualsiasi direzione, anche con dei tragitti speculari, per cui l'effetto è veramente molto carino. Ci sono alcuni parametri da settare, quindi incominciamo subito. E innanzitutto io vi faccio realizzare sempre la New Fusion Composition qui, cliccando tasto destro e andando su New Fusion Composition. Secondo me questa cosa è molto veloce. Se invece desiderate, possiamo trovare la stessa cosa sotto effetti, quindi aprite la cartella effetti, e come vedete qui abbiamo la Fusion Composition, quindi possiamo portarla in timeline. Un'altra cosa, invece di andare in Fusion, possiamo premere tasto destro e andare su Open in Fusion Page. Sono due sistemi per fare le stesse cose e secondo me quello che vi mostro io è più rapido, però sappiate che possiamo fare così. Portiamo il nostro media out verso destra e, come vi raccomando sempre io, inserite un background. Questo vi stabilizza la risoluzione, in più in un attimo potete decidere se il vostro schermo sarà opaco o trasparente. Lasciamo opaco perché mai come in questo caso servirà a vedere bene cosa stiamo facendo, perché andiamo ad agire su un puntino veramente piccolo. Il background che andremo ad aggiungere sarà il corpo della nostra meteorite. Un'altra cosa è una precisazione che voglio fare, perché un amico ha detto che non riesce ad agganciare questo qui. Come vedete, se io voglio inserire un merge, beh, posso inserire il merge manualmente, abbiamo visto, e poi collegare un nodo qui per avere i due segnali uniti. Ma se noi trasciniamo da qua, quindi dal quadrato tasto sinistro del mouse, lo dovete portare sopra il quadrato. Vedete che il nodo questo qui si attiva, vengono fuori anche le visualizzazioni sotto. Deve essere così, non può essere qui, non dovete collegarlo alla linea, dovete collegarlo al quadrato. Questo non dipende da nessuna impostazione. L'amico diceva, voglio farlo vedere proprio per precisare, che sulle opzioni era direct pipe, ma non ha nessuna importanza, perché direct pipe è un'altra cosa. Infatti se mettiamo orthogonal pipe, e come vedete si toglie direct pipe, non cambia assolutamente nulla. Direct pipe o orthogonal pipe dipende solo da come sono collegate le cose in un nodo. Vedete, così abbiamo orthogonal che crea queste linee, invece se noi mettiamo direct pipe è diretto, fa anche l'angolo obliquo e non ha appunto le linee orizzontali verticali, ma non c'entra nulla con il poter o non poter collegare il nodo con il merge. Ecco, questa è una funzione proprio di default. Andiamo a colorare questo background di bianco, quindi clicchiamo qua e inseriamo bianco e inseriamo anche un'ellisse, eccolo qua. Adesso andiamo a portare il valore della larghezza veramente basso a 0.001. Vedrete, verrà una linea verticale. Inoltre agganciamo l'altezza alla larghezza. Allora, anche qui è indifferente se volete scrivere 0.001, essendo che questo valore non verrà toccato successivamente, potete anche farlo. Però se dovete variare questo parametro, vi conviene cliccare tasto destro, expression, prendete sul più con tasto sinistro e vedete, lo trascinate fino a width, così la larghezza sarà uguale all'altezza. Allora, vedete perché vi ho fatto mettere il background nero? Perché questo misero puntino ora riuscite a vederlo, almeno sul vostro computer. Se invece
non ci fosse background, ma fosse trasparente, non riuscite a vederlo. Vedete, è molto difficile. Così anche il movimento dopo del meteorite sarà impossibile da vedere. Quando lavorate senza background e avete qualcosa che è trasparente, se non volete vedere la griglia, potete andare qui e levare questo segno di spunta che dice checker underlay. Se lo togliete, la trasparenza non verrà visualizzata come griglia, ma verrete nero e quindi rivedrete il puntino. Attenzione perché in questa posizione, appunto, non sapete dov'è la trasparenza. Ricordatevi poi di riattivare questa voce dal menu, eccolo qua. E quindi nel nostro caso è sufficiente mettere il background in opaco e possiamo vedere il puntino. Adesso modifichiamo sempre sull'ellisse il suo centro. Clicchiamo qua e andiamo a fare Modify with e scendete giù fino a Vector Result. Questo permetterà di modificare lo spostamento. Infatti andiamo su Modifier e mettiamo come origine invece che il centro a 0. Quindi come vedete si sposta semplicemente qui il centro della nostra immagine. Su invece distanza, che ora è posta a 0, andiamo a cliccare qui e scriviamo Modify with Anim Curve. Questo farà sì che questo parametro verrà modificato con una curva di animazione. E come sorgente andiamo a mettere non la transizione ma la durata. Cosa succederà? Tutte queste cose che abbiamo fatto faranno spostare questo puntino lungo un percorso in base alla durata della nostra clip. E adesso su Scaling andiamo su Scale a mettere qui un'espressione, quindi clicchiamo su Scale, facciamo Expression e andiamo a mettere 1 meno offset. Ok, se abbiamo fatto corretto, premendo play vedremo il nostro puntino che si sposta da una parte all'altra dello schermo. Ecco qua, nulla di particolare, abbiamo animato il puntino lungo questa curva che appunto però varia al durare della nostra animazione. Quindi se accorciate sarà più veloce, se allungate più lento e così via. Siccome la nostra animazione si sviluppa, lo facciamo in orizzontale che è più chiaro, spostiamo il merge qua in fondo e disponiamo tutti i nodi in una linea. Quindi portiamo l'ellisse qui, nostro background, qua possiamo mettere un pipe se non vogliamo usare appunto le linee ortogonali, possiamo premere Alt e con tasto sinistro qui si creerà questo pallino che non è altro che un punto di fissaggio della nostra linea in maniera da fare un percorso così. Ma questo puntino, questo pipe router non ha nessuna funzione se non quella grafica di poterci posizionare questa linea in questa maniera, perché adesso continueremo qui con i nostri nodi lasciando il nostro background qua. L'ellisse qui possiamo anche sistemarla sopra, non ha importanza, l'importante è sviluppare adesso l'animazione così. Quindi andiamo su background, premiamo shift barra spaziatrice e cercate light ray, cioè raggi di luce, e l'andiamo ad aggiungere. Premete sempre MIDI out in maniera che abbiamo tutta la programmazione. Quindi se ci spostiamo, ecco qua il nostro micro puntino su questo parametro, quindi su light rate, clicchiamo, andiamo in inspector e andiamo a mettere right direction invece che da una posizione. Clicchiamo e mettiamo da un angolo e come angolo andiamo a impostare 90. Quindi adesso spareremo un raggio di luce a 90 gradi rispetto a questo puntino. Come right drops, cioè il tipo di decadimento di questo raggio, mettiamo
CCD Bloomsoft, questo qui. E andiamo un po' a regolare questi parametri per ottenere questo decadimento. Quindi andiamo a mettere qui 0.968. Vedete che questa volta vi guido un po' di più per ottenere proprio la stessa cosa, perché cambiando un parametro avrete cose completamente diverse, quindi vi aiuto un pochino di più. Qui mettiamo, cancelliamo tutto, mettiamo a 0, basta tirare giù il parametro, e come luminosità mettiamo 1. Ok, vediamo già subito il risultato. Vedete che abbiamo dal nostro punto questo, aspettate che vado a ingrandirvi così lo vedete. Vedete che va a partire dallo stesso puntino e va a decadere, creando così una scia. Riportiamo a fit uguale. Quindi adesso, se lo facciamo correre, abbiamo questo puntino con questa scia che segue, e vedete che attraversa tutto il nostro schermo. Eccolo qua a velocità normale. Sapete che il primo giro va a calcolare e poi adesso avrete un loop a velocità normale. Andiamo a mettere anche un soft glow per illuminare la nostra meteorite, il nostro puntino, però non lo mettiamo collegato al live rate, ma lo mettiamo sganciato sopra. Quindi shift e scrivete soft glow, eccolo qua. Lo andiamo a mettere sopra perché lo agganciamo solo al pallino di background. Quindi da background, e questo è ecco un'altra cosa che voglio farvi vedere, anche se l'ho detto un mucchio di volte, che da un nodo possiamo uscire con più uscite. Un nodo può accettare gli ingressi che ha, i triangolini, ma dalla sua uscita possono uscire, vedete, vari output. Quindi lo mandiamo al soft glow. Queste cose sono le basi, quindi è bene saperle. Perché anche ad esempio sul sipario lo stesso media, se noi mettiamo un'immagine per fare la tenda di sipario, può essere inviata a più crop, più nodi per tagliarla. Ecco, no, non perdetevi in queste cose. Quindi adesso il soft glow lo torniamo sulla linea, quindi saltiamo la luce, non mettiamo il soft glow sulla luce, facciamo così. Quindi avremo il raggio che viene creato pulito e il soft glow lo stiamo usando solo sul pallino. Andiamo a settare un po' il soft glow, dove mettiamo il gain a 2 e già, e mettiamo il glow size a 3. Ora questo glow lo useremo più per colorare il puntino, quindi andiamo sui colori e andiamo a mettere il rosso a 2 e invece il blu lo mettiamo a 0. Ora andiamo a alzare il glow a 20 e finalmente vediamo, ecco qua, vedete il nostro pallino. Ho fatto per farvi proprio vedere la differenza, vedete? Alziamo il gain e otteniamo proprio solo l'alone attorno alla nostra meteorite. Riportiamo a fit e ecco qua. Ora vediamo, distinguiamo in rosso arancionato la testa della nostra meteorite. Aggiungiamo un transform qui, con il quale ora possiamo ruotare la meteorite in qualsiasi direzione. E se mettiamo in play, ecco qua la nostra meteorite che continuerà. Vedete che tranquillamente la coda viene aggiunta lì perché il transform ruota qualsiasi cosa lo preceda. Andiamo a unire un nodo duplicate. Attenzione, è questo qui. Non so se anche voi avete altri filtri, perché io li ho scaricati, quindi il duplicate è questo dup. Andiamo a aggiungerlo. Ecco qua, si vede il nostro meteorite, e adesso qua potete aggiungere quante copie volete. Per vederle bisognerà spostare un parametro. Ad esempio, se io sposto l'altezza, vedrò, ecco qua, tutti i miei duplicati. Già così, come
Come vedete è molto carino perché avremo questa scia. Se io li sposto in orizzontale, come vedete posso spostare questa scia anche in orizzontale, ora la sposto solo in verticale. E adesso possiamo fare diverse cose, ad esempio cambiando il gain. Posso cambiare l'angolo, come vedete, e quindi fare arrivare queste meteoriti da parti diverse. E posso cambiare anche il size per avere meteoriti di dimensioni diverse. Un'altra cosa, mentre se utilizzate questi parametri sono, diciamo, tra virgolette fissi, adesso io vado a resettare, se voi andate su Jitter, questo è un parametro che è fatto apposta per avere delle variazioni, cioè creerà un certo random. Esempio sul gain, se andiamo a alzare il gain, vedete che ho alzato il rosso e abbiamo una variazione di colori. Così alzando il verde e il blu, vedete che otteniamo meteoriti di colori diversi a seconda del parametro alzato, perché questo non lo rende lineare. Lo stesso se io sposto Y, vedete che c'è una variazione in Y che non è uguale per tutti. Stessa cosa su X, e quindi potremo andare a ottenere, o andiamo a vedere, queste meteoriti distribuite più casualmente. Questo vale anche per l'angolo. Questo angolo vedete che cambia, è diverso su ogni meteorite, e quindi otteniamo questo caos. E possiamo inserire anche un random, per cui se cambiamo vediamo che le nostre meteoriti saltano di posizione in posizione. Stessa cosa per size, se cambiate qua ogni meteorite avrà una dimensione diversa. Ricordatevi sempre dal jitter questo. E ecco cosa otteniamo. Poi, se volete cambiare l'animazione invece di farle partire le meteoriti dall'angolo, dovete andare sull'ellisse. È lì che abbiamo programmato un movimento, vi ricordate? Non riuscite a cambiare il center perché? Perché è agganciato all'espressione che abbiamo fatto sul modifier. Quindi se andate su modifier, questa è l'opzione, cioè questa è l'espressione che sta comandando la transizione della meteorite, e questa è legata alla durata. Se invece di legarla alla durata, perché la durata partirà da 0 al vostro frame e quindi l'animazione partirà sempre da 0. Se voi mettete transition, in questo caso potete muovere il centro. In questa maniera la vostra animazione, come vedete, parte dal centro. Ora la meteorite principale era qua. Tant'è che se torniamo sul duplicate, azzerate il jitter. Ok, adesso andiamo a fare le copie e facciamo solo la rotazione. Guardate cosa succede: la mia animazione sta partendo dal centro e sto variando solo l'angolo, per cui ho questa specie di esplosione centrale molto bella. Anche qua, se voglio dare una variazione, invece di inserire l'angolo qua, vado su jitter e do un angolo qua. Come vedete non è uguale, perché qua alcune partono da più o meno lo stesso angolo, altre da altri. Quindi ricordatevi, qua potete giocare tantissimo. Guardate sul size, eccolo qua. Bene, non esagerate perché altrimenti appesantirete molto Fusion. Io vi ringrazio per avermi seguito. Ovviamente gli abbonati troveranno questa programmazione di setting in Mega nella cartella Meteoriti, e ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella se volete essere avvisati quando posto nuovi video. Ciao e alla prossima!